Go. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. L'argomento lo vedete alle mie spalle, Bitcoin come oro digitale e quindi come asset di investimento. Mi raccomando, allacciate le cinture di sicurezza perché andiamo veloci e i temi sono anche alquanto rocamboleschi a tratti. Allora, perché si parla tanto di Bitcoin ma sembra che la confusione domini sovrana? Il rumore domina rispetto al segnale. Per quale motivo? Fondamentalmente perché Bitcoin è difficile da comprendere. È difficile da comprendere perché si situa all'incrocio di quattro grandi aree culturali e tecniche che difficilmente sono patrimonio della stessa persona. Si tratta di crittografia, si tratta di sistemi distribuiti, si tratta di teoria dei giochi e di teoria economica e monetaria. Ora, se voi mi chiedete quante persone conosco competenti in quelle quattro aree, la risposta è nessuno. Tre di quelle quattro aree, diciamo un centinaio di persone al mondo. Due di quelle quattro aree, ma forse qualche centinaio di persone al mondo, ad essere generosi un migliaio, si spera, compreso il sottoscritto. Una di quelle quattro aree, tutti quelli che scrivono, parlano, discutono di Bitcoin, avendone capito tendenzialmente un unico aspetto, magari partendo appunto da ciò che a loro è più familiare, non comprendendo, non cogliendo la stretta interconnessione che c'è, quasi sinfonica direi, tra quelle quattro aree e che sola spiega perché Bitcoin è resiliente ed è qui con noi e non lo ferma nessuno. Uno degli equivoci maggiori è quando si parla di tecnologia Bitcoin o peggio ancora di tecnologia blockchain. Qui non si tratta affatto di un'innovazione tecnologica. Qui si tratta fondamentalmente di un cambiamento di paradigma culturale. Come tutti i cambiamenti di paradigmi culturali, richiedono uno sforzo e un'apertura mentale che di solito sono piuttosto scarse, no? Perché la pigrizia intellettuale di tanti commentatori, di tanti soloni, è quella di tentare di incasellare tutto all'interno di ciò che già conoscono. Ma voi si spera che, essendo giovani, se non altro per il deserto intellettuale che magari avete alle spalle, no scherzo, siate più aperti a scoperte di cose nuove. Perché cos'è Bitcoin? Beh, Bitcoin più o meno lo sappiamo, è una moneta digitale decentralizzata, dove la novità non è che sia digitale, anche i nostri euro e i dollari lo sono fondamentalmente, ma il fatto che è decentralizzata, cioè non è sponsorizzata da alcun governo o organizzazione, permette nonostante questo transazioni istantanee peer-to-peer, non ha bisogno di una terza parte centrale o di un intermediario, basa la sua sicurezza sulla crittografia e soprattutto su incentivi economici sinergici che tengono in piedi l'insieme, e su questo aspetto torneremo sicuramente. Rappresenta potenzialmente quindi low cost banking for everybody everywhere, ed è questo un po' il tratto che spaventa molti dei poteri costituiti e dei regolatori. Ma parliamoci chiaramente, se abbiamo imparato, oddio, io l'ho imparato, voi probabilmente ci siete già nati dentro, che la posta è diventata elettronica, che la Treccani piuttosto che l'Enciclopedia Britannica sono diventate Wikipedia, che la musica e i film li consumiamo nella forma liquida di Spotify e Netflix, beh, oggi c'è un'aspettativa che un intero sistema finanziario e bancario entri nei nostri smartphone. E la blockchain di Bitcoin, da questo punto di vista, è in pole position. E sì, perché se noi dopo ci scambiamo il numero di telefono o l'email, diventa per me possibile trasferirvi quantità gigantesche di dati a costo marginale nullo. Se vi interessano i 200 megabyte del filmino della festa di compleanno di mia figlia, posso mandarveli con un costo marginale per me sostanzialmente trascurabile, nullo. Eppure, se io volessi spostare i pochi byte che rappresentano la mia ricchezza, diciamo voglio mandare 50 euro a uno di voi, non mi basta il vostro numero di telefono, non mi basta il vostro email, ho bisogno di un identificativo strano e specializzato, tipicamente il numero di conto IBAN, e questa cosa la posso fare dalle 9 alle 5, dal lunedì al venerdì, ci mette circa 2 giorni per raggiungervi e di solito sono anche costretto a pagare una commissione per trasferire i pochi byte che rappresentano la mia ricchezza. Allora è evidente che tra una decina d'anni guarderemo indietro e questa situazione ci apparirà quantomeno ridicola. Allora la domanda non è se, ma chi e quando regalerà all'umanità
una rete di pagamenti peer-to-peer istantanea e sostanzialmente gratuita. E Bitcoin è in pole position. È in pole position perché è decentralizzato, perché è permissionless, non perde tempo a chiedere permesso ai regolatori, è resistente alla censura, è ad accesso libero, è sostanzialmente gratuito, comunque con costi transazionali trascurabili rispetto alla sicurezza, non conosce confini, è cross-jurisdictional, è transnational, è sicuro e soprattutto è resiliente. Nulla è stato in grado finora di fermare Bitcoin e anche su questo torneremo. Che non si tratti di un giocattolo era evidente già nel 2014, quando una transazione per allora un controvalore di 83 milioni di dollari avveniva istantaneamente da qualche parte nel globo terracqueo alla modica commissione di 4 centesimi, commissione pagata peraltro a titolo totalmente volontaristico dall'autore di quella transazione. Per chi volesse fare esercitarsi nell'arte delle moltiplicazioni, all'epoca si trattava di 217.000 bitcoin, oggi sono molto più di 83 milioni. Provate a fare la moltiplicazione e scoprirete che bitcoin vale tantissimo in questo momento. Ma quindi non è un giocattolo, ok? Non è un giocattolo, è una cosa seria. Se però siamo tutti qui è per questo grafico, il grafico del prezzo di bitcoin. Ora mi scuserete, ma questo sito oggi pomeriggio non andava, quindi non sono riuscito ad aggiornare il grafico. Dovete tener conto che tutto l'ecosistema bitcoin in questo momento non funziona, tutto l'ecosistema tranne bitcoin continua sempre a funzionare perché non era pronto a questo assalto in massa che è avvenuto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, che ha portato il prezzo da 10.000 a circa 19.000 in questo momento che parliamo. Per cui, come vedete, è un grafico che spero riconosciate, ha un andamento esponenziale, un po' come tutti i fenomeni dei nostri anni, che o sono esponenziali o non sono, no? Se voi ragionate quanto tempo ci ha messo la radio a raggiungere 1 miliardo di persone, quanto ci ha messo la televisione a raggiungere 1 miliardo di persone, quanto ci ha messo internet a raggiungere 1 miliardo di persone, e poi accelerate, vedete quanto ci ha messo WhatsApp e poi quanto ci ha messo Facebook, scusate, vi rendete conto che i tempi si stanno restringendo. I fenomeni oggi o sono esponenziali o non sono. Mi era capitato qualche tempo fa di proporre a Google di coprire l'universo dell'informazione finanziaria e qualcuno molto in alto in Google, lo lascio immaginare, mi rispose che le loro stime erano che l'informazione finanziaria interessa 300 milioni di persone e che loro sotto il miliardo non hanno interesse a coprire i fenomeni. Quindi un fenomeno o è esponenziale o non è. Vi avranno detto che Bitcoin è usato da terroristi, non è vero, leggetevi questo report della Europol che dice che finora non ce n'è alcuna evidenza. Vi avranno detto che Bitcoin si usa per il riciclaggio del denaro sporco, non è vero, leggete questo report, questo documento del Ministero del Tesoro inglese, vedete che le digital currency sono all'ultimo posto nelle preoccupazioni per quello che riguarda il riciclaggio di denaro sporco. Al primo posto ci sono le banche, i servizi, gli accountancy e i servizi legali, d'accordo? Quindi i well established services di questo mondo. Vi avranno raccontato che si usa Bitcoin per pagare i ransomware. No, no, questa è vera, ok, questa è vera. Purtroppo i ransomware sono in giro dalla fine degli anni 90, prima si pagavano in dollari su dei conti panamensi, siccome Bitcoin funziona meglio del dollaro, oggi chiedono Bitcoin, peggio per voi se non fate il backup dei vostri dischi e se siete così incauti da prendere virus informatici. Sono dei criminali, vanno perseguiti, ma non è che quando un criminale usa internet o la telefonia cellulare o l'aviazione, noi per questo pensiamo di proibire queste cose, queste facility. Ma Bitcoin è resiliente, cosa intendo che è resiliente? Intendo dire che non esiste nulla al mondo che abbia solo 9 anni, neanche 9 anni in realtà, senza governi o corporazioni o corporation che ci siano alle spalle, che possa perdere il suo mercato principale in Cina prima nel 2013 e recentemente quest'anno. Ricordiamoci che la Cina ha sempre fatto volumi dell'ordine del 40-50% dello scambiato su Bitcoin, quindi perdere il mercato principale avrebbe dovuto essere un trauma quest'anno, così pare, è durata la crisi del prezzo un paio di giorni. Avrete sentito parlare del grande fallimento di MTGOX, Allora non si chiama Mt. Gox, perché Mt. Gox sta per Magic the Gathering Online Exchange, era un sito di scambio di carte da collezionismo, che a un certo punto ha detto, beh, perché non listiamo anche Bitcoin?
Ovviamente i paradigmi di sicurezza di quell'exchange erano quelli di un sito di scambio di carte da collezionisti ed è fallito nel 2014 portandosi giù a picco tutti i dollari e i bitcoin. Ed era all'epoca l'exchange numero uno dollaro bitcoin, quindi è un po' come se fallisse la borsa di riferimento di questo mercato. Non solo, ma Bitcoin poi ha la cattiva reputazione di essere la moneta di elezione del mercato della droga, e anche questo è vero, intendiamoci, non del cartello colombiano della droga, il quale preferisce il vecchio, sano e molto diffuso e accettato al mondo dollaro statunitense, ma sicuramente il piccolo spacciatore online accetta Bitcoin e pare, dicono, che la roba migliore si trovi online pagando in Bitcoin. Nonostante questa pessima reputazione, Bitcoin è qui vivo e vegeto, d'accordo? Quindi ha mostrato una resilienza davvero, davvero straordinaria. Inventato da questo famoso Satoshi Nakamoto, personaggio che ha lavorato a Bitcoin sicuramente almeno dal 2007, pubblica un paper nell'ottobre del 2008, un paper che non fa molto rumore perché nessuno conosce o conosceva Satoshi Nakamoto. Quando però qualcuno dice, bah, la tua idea è interessante, perché non pubblichi un white paper in cui ci dici come la implementeresti? E lui dice, no, tanto tra poco pubblico il codice sorgente. Così fu, 9 gennaio 2009, viene rilasciato il, forse 3 gennaio 2009, vediamo, ce l'ho scritto da qualche parte, sì, 3 gennaio 2009, viene rilasciato il codice sorgente di Bitcoin e nasce questo, questa criptovaluta, la prima del suo genere. Satoshi Nakamoto, personaggio sconosciuto, scompare progressivamente dalle scene, dirada sempre di più le sue interazioni con la comunità degli sviluppatori, fin tanto che Gavin Andreessen, da lui indicato un po' come il coordinatore del progetto di Bitcoin, perché lui man mano che se ne allontana delega le sue responsabilità, gli scrive un giorno dicendo l'NSA, National Security Agency, mi ha convocato per un'intervista. Bene, da quel giorno Satoshi Nakamoto ha smesso anche di rispondere a Gavin Andreessen e quindi è scomparso completamente. Potrebbe certamente essere morto nel frattempo, non lo sappiamo, ma di sicuro non è scomparso all'improvviso, ha deciso di ritirarsi dalle scene. E non sappiamo infatti se sia un lui, una lei o un gruppo di persone. Da questo punto di vista ci ha provato prima Newsweek e poi la BBC a identificare Satoshi Nakamoto. Questo cialtrone che vedete qui in foto è Craig Wright, vanta di essere Bitcoin, Mr. Bitcoin. Satoshi Nakamoto ovviamente non lo è, è un mistificatore che poteva ingannare la BBC, ma non ha neanche ingannato uno dei miei studenti, i quali la mattina in cui Craig Wright esce questa intervista sulla BBC era a New York. Mi sveglio quindi, che ovviamente siamo nel pomeriggio italiano, devo andare a una conferenza e vedo il mio newsfeed intasato di queste notizie, giornalisti che mi chiedono, dico adesso vado sul palco e che cosa dico, è o non è Satoshi Nakamoto? Allora questo dialogo telefonico con il mio studente, e qui dico, ma insomma allora lui sostanzialmente sconcertato dall'idea che la BBC avesse accreditato questo ciarlatano, poi a un certo punto però mi dice, ma guardi professore, io ho verificato la firma digitale, ma è una firma digitale di una transazione vecchia, così pare, mi sembra proprio che sia un ciarlatano, e così era. Meno male che esistono studenti ancora bravi che mi cavano fuori dai guai. La cosa più interessante di Satoshi Nakamoto è che possiede circa 1 milione di bitcoin, a 20.000 dollari, facciamo due conti, parliamo di 20 miliardi di dollari. Bene, nonostante questo non ne ha speso mai nemmeno uno, il che dice di un'idea di qualcuno che non ha voluto spendere questo patrimonio ingente accumulato, badate, non per privilegio, non perché se lo sia riconosciuto, ma solo perché nei primi periodi di Bitcoin c'erano solo lui e altri 3 o 4 a giocare con questo giocattolo. Non vuole esercitare una influenza, un ruolo di guida, un ruolo di padre nobile sullo sviluppo del protocollo e scompare. Sicuramente Nakamoto aveva delle motivazioni politiche, non che sia mai stato particolarmente vocal, come dicono gli inglesi, esplicito su queste, ma scartabellando tra quello che scrive un paio di frasette del tipo è un braccio di ferro per guadagnare nuovi spazi di libertà per molti anni, piuttosto che Bitcoin è attraente dal punto di vista libertario, ma io me la cavo meglio col codice che con le parole, insomma fa capire che un suo interesse, una sua visione politica sicuramente c'era. Quando lancia Bitcoin nel cosiddetto Genesis Block, cioè nel primo blocco della blockchain di Bitcoin, per fare un po' di timestamp, cioè per dimostrare che quel blocco non l'aveva creato nel passato, ma lo creava quel giorno stesso, mette il titolo di un quotidiano.
Guarda caso, sceglie il titolo del Times, il cancelliere dello scacchiere sta per salvare una seconda banca. Crisi finanziaria del 2007-2008-2009 che forse per certi aspetti continua finora. Era quindi perfettamente avvertito che Bitcoin in qualche maniera rispondeva anche a quella crisi finanziaria. Ma trasferire valore in ambito digitale non sembra essere poi una grande novità. Chiunque di noi faccia un bonifico fa esattamente questo. E allora cosa c'è di speciale in Bitcoin? Beh, la verità è che in ambito di schemi digitali, di denaro digitale, in realtà il problema principale è evitare che un token digitale, che un gettone digitale, possa essere duplicato. Non è problematico regolare come io possa trasferirlo a Tizio, ma è come proibire che io lo stesso gettone lo trasferisca anche a Caio in assenza di un'autorità centrale. E sì, perché ragazzi, fermiamoci un attimo, un MP3, una foto, un documento, un filmato, se io lo mando a Tizio, nulla mi impedisce di mandarlo anche a Caio. Se questa cosa io non la posso fare col saldo del mio conto corrente, è soltanto perché c'è una banca che quando il saldo del mio conto corrente l'avessi mandato a Roberto, sentendo di mandarlo anche a Francesco, la mia banca mi dice: mi dispiace, non ce l'hai più quel saldo, d'accordo? Allora, in realtà, per evitare la doppia spesa, che è un gettone digitale, la possibilità di spendere due volte un gettone digitale, è sempre stato necessario una controparte centrale. Bene, Satoshi Nakamoto risolve esattamente questo problema. E come lo risolve? Lo risolve attraverso una tecnica chiamata mining. Allora, tutti i nodi della rete, immaginiamo di essere noi in quest'aula i nodi della rete Bitcoin. Allora, io scrivo un messaggio, un vero e proprio messaggio, in cui dico: questo Bitcoin che sta in questo indirizzo pubblico, quindi tutti voi guardando quell'indirizzo potete verificare che c'è un Bitcoin associato a quell'indirizzo, io lo trasferisco a questo nuovo indirizzo firmato dalla chiave privata che è associata a quell'indirizzo, che è una chiave pubblica. Sì, proprio come la firma digitale, chiave pubblica, chiave privata. Ora, questo messaggio che io trasmetto, tutti voi avete la capacità di verificarne la legittimità, perché vedete che è firmato con la chiave privata corrispondente a quell'indirizzo e perché potete verificare che quell'indirizzo effettivamente ha a sua disposizione un bitcoin, e quindi potete tutti verificare che l'intenzione di trasferire quel bitcoin a un nuovo indirizzo è legittima. La validazione delle transazioni viene effettuata da tutti i nodi della rete. Ma ci sono alcuni nodi fra di noi, in realtà lo potremmo fare tutti, ma ci sono alcuni nodi fra di noi che fanno il lavoro per non solo validare e fare il clearing della transazione, ma fare anche il final settlement. Che cosa vuol dire? Allora, innanzitutto è un lavoro che potremmo fare tutti, ma siccome è un lavoro che lo capiremo immediatamente perché fa gola, c'è una tale competizione che oggi riescono a farlo solo quelli fra di noi più forzuti, più in grado di fare lavoro computazionale. E allora, tra di noi, alcuni nodi si specializzano e fanno il lavoro computazionale di fare il settlement delle transazioni. Sono i nodi di mining che competono fra di loro. Perché competono? Perché il primo che valida un blocco di transazioni, e sì, perché le transazioni non vengono finalizzate una per una, ma vengono finalizzate in blocchi, il primo che finalizza un blocco di transazioni viene ricompensato con l'emissione di nuovi bitcoin. Avrete forse sentito parlare di proof of work. Il primo nodo di mining che dà prova del lavoro di aver finalizzato un blocco, in quel blocco di transazioni ha il diritto di scrivere in cima, come prima transazione, una speciale transazione chiamata transazione Coinbase, che genera nuovi bitcoin a suo vantaggio. Quindi si autoremunera con l'emissione di nuovi bitcoin. E perché l'attività di mining risolve il problema della doppia spesa, del double spending? Beh, molto semplice, perché se un miner validasse in un blocco due transazioni conflittuali, ok? La transazione in cui io trasferisco un bitcoin a Tizio e la transazione in cui trasferisco lo stesso bitcoin a Caio. Se un miner validasse nel blocco, finalizzasse nel blocco due transazioni conflittuali, quando il blocco viene propagato a tutti noi, nodi della rete, quello che succederebbe è che verrebbe rigettato, ok?
la maggioranza di voi, non avendo un interesse economico a colludere in questa truffa, semplicemente direbbe: questo è un blocco invalido, e lo rigetterebbe. Beh, ma rigettare un blocco ha un grave danno economico per il miner, perché anche la ricompensa della transazione Coinbase, con cui lui si vede riconosciuto l'accredito di nuovi bitcoin, verrebbe cancellata, come se non fosse mai esistita. Insomma, il miner avrebbe sprecato il suo lavoro. Allora, vedete, quando io dicevo teoria dei giochi, il punto qui non è che la rete bitcoin sta in piedi perché i nodi sono onesti, ma i nodi sono onesti perché sono agenti economicamente razionali. I nodi sono onesti perché i minatori sono avidi, perché cercano il loro interesse economico, e c'è un maggiore interesse economico nell'essere onesti che non nell'essere disonesti. Ma come davvero i minatori possono raggiungere il consenso sulla storia delle transazioni? Perché chi di voi dovesse avere una qualche familiarità sui temi di computer science, di informatica, potrebbe sapere il fatto che il consenso distribuito è qualcosa di irraggiungibile. È un risultato positivo, provato dalla letteratura scientifica, il fatto che in un network asincrono, dove anche solo un nodo sia malfunzionante o malevolo, è impossibile raggiungere il consenso su alcunché. È impossibile persino raggiungere il consenso su una variabile digitale binaria come vero o falso. È un problema noto come problema dei generali bizantini. I generali bizantini si chiamano così perché almeno uno di loro è un traditore, no? I bizantini non sono famosi per essere, non li hanno chiamati generali nazisti, ecco, no? Quindi bizantini. E perché questo? Perché sostanzialmente i generali bizantini stanno assediando la città e devono decidere se attaccare o ritirarsi, e possono però parlare fra di loro solo tramite messaggeri. Sono quindi un network asincrono in cui le comunicazioni non arrivano a tutti i generali nello stesso momento. Non possono fare un summit. Bene, allora immaginiamo che io sia un generale bizantino e dico al mio messaggero: vai dall'altro generale, digli che dobbiamo attaccare. Lui va e dice: attaccare. Ma l'altro generale o è malfunzionante, è sordo e capisce ritirarsi, ritiriamoci, oppure è un traditore e quindi io ho detto attaccare e lui dice ritiriamoci. Diventa abbastanza chiaro dal punto di vista logico che i generali non potranno mai essere certi di aver raggiunto il consenso. Ma allora com'è possibile che Nakamoto raggiunga il consenso sulla storia delle transazioni? È possibile perché Nakamoto non risolve un problema di computer science con degli strumenti di computer science, ma risolve un problema di computer science in maniera statistica, in realtà non deterministica, ma con uno stratagemma della teoria dei giochi. Cioè riesce a rendere il network inattaccabile perché le rendite di signoraggio, quella gigantesca quantità di ricchezza che deriva dal poter battere in moneta, sono in qualche modo socializzate nel network Bitcoin per coprire i costi di funzionamento della rete. Allora, le rendite di signoraggio, avete presente quando la Banca Centrale Europea stampa una banconota da 500 euro, io non so quanto gli costi, ma occhio e croce, qualche centesimo. Quindi per ogni banconota sono 499 euro e rotti di utile. È un gran bel business, battere moneta. È per questo che il signore Giulio Cesare, l'imperatore, il re, il sovrano, il governo, da sempre ha avvocato a sé questo diritto. Ed è per questo che nelle civiltà democratiche come la nostra abbiamo deciso che il potere di battere moneta vada affidato a un tecnico indipendente dal potere esecutivo, un tecnico che non viene eletto, no? Ed è un tecnico che non risponde a nessuno, è totalmente indipendente, il banchiere centrale, d'accordo? Bene, il Nakamoto consenso, quindi il consenso di Nakamoto, risolve questo problema irrisolvibile solo perché ha a disposizione questa straordinaria fonte di ricchezza che viene utilizzata per coprire i costi transazionali della rete. Questa fonte di ricchezza ai corsi attuali sono circa 12 miliardi di dollari l'anno, eh? Quindi è un business, quello del mining,
che attira molte forze. E infatti la rete di mining come potenza computazionale oggi è una rete che è decine di migliaia di volte più potente dei top 500 supercomputer al mondo. Intendiamoci, top 500 supercomputer al mondo sono molto più flessibili, ma quando si tratta di fare quell'attività computazionale che è il calcolo della funzione di hash, lì la potenza computazionale della rete Bitcoin è ineguagliata e ineguagliabile. E allora questo ha innescato un circuito virtuoso, perché tanto più il reward di mining, la rendita di signoraggio, è economicamente golosa, attrae, alta in termini di potere d'acquisto, tanto più hashing power, potere computazionale, entra in rete, perché c'è una competizione feroce per essere i primi a finalizzare un blocco di transazioni. Ma più aumenta la potenza computazionale della rete Bitcoin, maggiore la sicurezza di Bitcoin. Maggiore la sicurezza di Bitcoin, più alto è il suo valore e il suo prezzo, perché Bitcoin risulta non manipolabile, ma maggiore è il prezzo, più alta la ricompensa di signoraggio, e via così in un circolo virtuoso che non ha conosciuto soste in questi 9 anni. Le transazioni vengono validate in blocchi, in media un blocco ogni 10 minuti, dico in media perché il problema computazionale che va risolto ha un margine di aleatorietà, per cui talvolta viene risolto pochi secondi dopo il problema precedente, altre volte 40 minuti dopo il problema precedente. Ma in media il network è dinamico, per cui se la potenza computazionale della rete aumenta in maniera tale che la media distanza tra due blocchi scende sotto i 10 minuti, per esempio 9 minuti, allora in quel caso la potenza, la complessità del problema da risolvere viene aumentata di un decimo, in maniera da tararsi sempre in media sui 10 minuti. Perché questo è un punto importante? È un punto importante perché un blocco ogni 10 minuti è la regola monetaria di Bitcoin. E sì, perché all'inizio venivano emessi 50 Bitcoin per blocco. Questa quantità si dimezza ogni 4 anni e adesso siamo già nell'era dei 12,5 bitcoin. E questa è l'unica maniera con cui nuovi bitcoin vengono emessi. È chiamata mining proprio perché in qualche maniera mima la progressiva capacità estrattiva dell'oro. Voi sapete, o se non lo sapete ve lo dico io, che tutto l'oro fisico del mondo sta più o meno in due piscine olimpioniche. L'oro ha una densità altissima. Non so se vi è mai capitato di sollevare dell'oro, una barra di un lingotto d'oro, è pesantissimo. Bene, tutto l'oro del mondo sta in due piscine olimpioniche e l'oro che noi possiamo estrarre dalle miniere è una quantità assolutamente marginale e trascurabile rispetto all'oro esistente. E questo è un po' anche la storia di Bitcoin, cioè c'è un'offerta di moneta che è libera, che è completamente indipendente da interventi discrezionali, nessuno può modificarla. Questa è la politica monetaria di Bitcoin. Siamo intorno circa ai 16-17 milioni di bitcoin in questo momento. Nel 2029 saranno stati emessi il 29,97% dei bitcoin. L'ultima frazione di bitcoin, chiamata di solito Satoshi, perché un bitcoin è frazionabile in 100 milioni di parti, il 100 milionesimo di bitcoin si chiama Satoshi, l'ultimo Satoshi verrà emesso intorno al 2140. E poi cosa succederà? Allora, innanzitutto mi dispiace darvi la cattiva notizia, ma nel 2140 noi saremo tutti morti. Quindi, da un certo punto di vista non è proprio un problema che ci riguardi, 2140, non 2040. Nonostante questo ci sono due cose che probabilmente entreranno e saranno significative. Una è che già adesso vediamo che siccome in un blocco di transazioni stanno tot transazioni, non di più, per avere il privilegio di entrare nel blocco sempre di più chi transa Bitcoin deve pagare una commissione transazionale, e allora si potrebbe immaginare che le commissioni transazionali nel tempo diventino più significative delle rendite di signoraggio. Io sinceramente non lo credo. Tenete conto che perché le rendite di signoraggio rimangano stabili in termini di potere d'acquisto basterebbe che il valore di Bitcoin raddoppiasse ogni 4 anni. Fatevi voi i conti, è aumentato 20.000 volte negli ultimi 6 anni il valore di Bitcoin, quindi viaggia a un ritmo di marcia molto... Ma se Bitcoin raddoppiasse di valore ogni 4 anni, il potere d'acquisto del rendite di signoraggio rimarrebbe stabile. E comunque sicuramente è possibile immaginare che
la remunerazione commissionale dei manager diventi altrettanto significativa, addirittura a tendere più significativa di quella del signoraggio. L'altra cosa è che, lasciatemi dire, ci sono 120 anni per avere un'idea migliore, e probabilmente in 120 anni magari un altro Satoshi Nakamoto potrebbe anche venire fuori, avere un'idea di come traghettare, estendere o rendere sostenibile nel tempo questo tipo di esperimento. Ma cos'è che rende speciale Bitcoin? Noi ci siamo già detti che Bitcoin è un asset digitale, è puramente scritturale, esiste solo come transazione registrata sulla blockchain, cioè su questa catena di blocchi di transazioni che è un po' il libro mastro delle transazioni Bitcoin. È un asset digitale, cioè non è una liability, Bitcoin non è un IOU, non è una promessa di pagamento, Bitcoin è un asset, è un'attività, ed è un asset al portatore. Se perdete Bitcoin, la chiave privata con cui potete spendere i vostri Bitcoin, nessuno può aiutarvi, un po' come se perdete un'oncia d'oro o una banconota da 100 euro in strada. Abbiamo detto che Bitcoin può essere trasferito ma non duplicato, o in termini tecnici può essere speso ma non doppio speso. Abbiamo detto che la sua quantità è scarsa in ambito digitale. Ragazzi, spero che questo vi procuri un attimo di commozione intellettuale, perché se 9 anni fa mi avessero detto, o banalmente mi immagino, se un anno fa vi avessero detto che era possibile creare la scarsità in ambito digitale, forse saremmo stati scettici. La scarsità in ambito digitale è un breakthrough concettuale straordinario, ma se quindi è un bene scarso in ambito digitale, che quindi luccica in ambito digitale, perché nessun altro bene digitale ha questa caratteristica, se la sua politica monetaria mima quella dell'oro fisico, ma allora cos'è Bitcoin? Diventa chiaro. Bitcoin non è una cryptocurrency, Bitcoin è una crypto commodity, Bitcoin è oro digitale. Questa è la straordinaria innovazione di Satoshi Nakamoto, altro che la tecnologia blockchain, l'aver inventato l'equivalente digitale dell'oro. Ora, voi credete che questo sia possibile? Beh, se avete qualche scetticismo è del tutto legittimo. Tenete conto che a me nel 2014 servirono 3 mesi per convincermi che Bitcoin poteva funzionare. E da allora anch'io ho qualche scetticismo, qualche domanda, ma al passare del tempo vi devo confessare che non vedo più all'orizzonte, sinceramente, in questo momento, elementi che possono pregiudicare l'affermarsi di Bitcoin come oro digitale. Ovviamente, se Bitcoin è oro digitale, per ora io continuo a dire se, badate che è altamente sottovalutato. Se Bitcoin non fosse oro digitale, il suo valore andrà a zero, perché non serve a nient'altro. D'accordo? Bene, ma allora lasciatemi fare una cosa piuttosto ridicola. Siete studenti del master, giusto? Facciamo la storia della moneta, tutta la storia monetaria in una slide, d'accordo? Non mettetevi a ridere, è chiaramente un po' un tentativo paradossale, ma non burlesco, Cerchiamo di essere spiritosi, ma non cretini. Allora, l'oro si afferma nella storia come commodity monetary standard, ok? Quindi la prima forma di moneta è un po' in tutte le civilizzazioni del mondo l'oro, che viene riconosciuto come moneta. Perché? Per 2 motivi fondamentali. Perché scarso, se ce ne fosse stato tanto non era così di valore, e perché luccica. E sì, ragazzi, la vera punto di forza dell'oro è che luccica. Se voi accendete un grande paiolo, un grande fuoco, e fate fondere dell'oro e poi aspettate che si raffreddi, se continua a luccicare è oro. Qualunque altro materiale smette di luccicare, dopo un ciclo termodinamico di quella violenza non luccica più. Se prendete un ciottolo in riva al mare, finché è bagnato ha dei riflessi straordinari, lasciatelo 10 secondi asciugare e diventa grigio, d'accordo? Noi amiamo l'oro perché l'oro luccica. Inoltre ha delle qualità, appunto, il paiolo è malleabile, no? E possiamo forgiarlo, possiamo farci la gioielleria e possiamo, con quella procedura del paiolo, della fusione, facilmente verificarne l'autenticità, possiamo vedere se è oro o non è oro. Bene, però accendere il paiolo, il fuoco, bello sbatti, come dicono i giovani, cioè poi pericoloso,
sarebbe molto più comodo se qualcuno certificasse che quello è oro. Abbiamo chiesto a Giulio Cesare, il quale si è reso disponibile, ha stampato il suo faccione sul sesterzio. Prima crisi inflazionistica della storia, sotto Cesare Augusto, c'era talmente tanto poco oro nei sesterzi che persino la plebe se ne rende conto. L'oro ha un altro problema, che pesa. Se vi immedesimate con i mercanti medievali, andare in giro con questo bruzzolo di monete d'oro non solo è pericoloso perché ve le rubano, possono rubarle, ma è anche straordinariamente pesante. Ripeto, se non avete mai sollevato un lingotto d'oro in vita vostra, la prima volta che lo fate, anche se vi dicono che pesa tantissimo, non potete immaginare quanto pesante sia. Allora, in due punti del mondo, più o meno contemporaneamente, nasce un'idea straordinaria. Gli orefici londinesi e quelli che diventeranno i banchieri del centro Italia dicono ai mercanti: ma invece di andare in giro con questo gruzzoletto di monete d'oro, lasciatelo a noi, presso i nostri forzieri. Noi emettiamo una nota di deposito che voi avete depositato quest'oro presso il nostro banco. Questa nota è all'inizio nominativa, poi diventa al portatore, è la banconota, cioè moneta rappresentativa di un valore che è depositato altrove. Che cosa succede? È che dopo un po', praticamente la gente che torna al banco a chiedere di redimere la nota per l'oro è in realtà una percentuale molto limitata. Queste note iniziano a girare freneticamente e quello che si scopre, qualcuno addirittura si è preso la briga di misurarlo, di studiarlo, pare che solo il 10-15% dei depositanti andasse a richiedere l'oro fisico. E allora un'idea geniale, a entrambi, sia a Londra che in centro Italia. E se mettessimo più note rispetto all'oro fisico che abbiamo nei forzieri, chi se ne accorge? Risposta: nessuno. Nasce la moneta di riserva frazionaria, in cui cioè gli asset di riserva sono una frazione del nominale circolante. Fast forward, andiamo avanti veloce, arriviamo al 1972. Nessuna moneta è più convertibile in oro, ma c'è Bretton Woods, tutte le monete sono convertibili nel dollaro, il dollaro resta l'unica moneta convertibile in oro. Però la convertibilità in oro è una bella palla al piede nella discrezionalità di politica monetaria. A parte il fatto che tutti sapevano che l'oro di Fort Knox non sarebbe mai bastato a redimere le banconote del dollaro americano circolanti, ma comunque questa palla al piede era pesante. Richard Nixon decide: basta, da oggi in avanti il dollaro non è più redimibile in oro. Da allora nasce fiat money, non nel senso di fabbrica italiana automobili Torino, ma nel senso di fiat lux et lux fuit, moneta che ha valore soltanto perché decidiamo arbitrariamente che lo abbia. E codifichiamo questo valore, ci costringiamo a darle valore con un contratto sociale che si chiama corso legale. Ok? Ma allora, da questo punto di vista, il primo regalo che Bitcoin ha fatto a me nel 2014, dopo poche settimane che ragionavo su questi temi, è stato di fermarmi per un attimo e dire: ma cos'è una moneta? Io sono laureato in fisica, poi ho lavorato in finanza quantitativa, come quantitativo, come trader di tassi di interesse, come risk manager, come collateral manager. Sono arrivato alla veneranda età di 40 anni senza mai fermarmi un attimo a pensare cosa fosse la moneta. E allora ci ho ragionato un po' su e poi ho scoperto, come tutti, che le mie idee più brillanti non erano altro che cose che gente più intelligente di me aveva pensato qualche decennio, se non addirittura qualche secolo prima. Cioè che la moneta è fondamentalmente uno strumento di relazione sociale. Non so se questa definizione vi sorprende, ma in realtà vedrete è estremamente naturale, perché tutti noi nasciamo in quella che viene chiamata economia del dono. Io spero che nessuno di voi abbia pagato per le cure parentali che avete ricevuto dai vostri genitori. Se vi è capitato, mi dispiace per voi, pare che i danni psicologici di qualcosa del genere siano particolarmente severi. Ma la chiamo economia del dono perché? Perché quando io mi prendo cura dei miei figli, ne ottengo una remunerazione. È una remunerazione affettiva, è una remunerazione psicologica, ma è una remunerazione. Quando io invito qualcuno a cena,
probabilmente non è che nella mia testa penso che lui debba reciprocare. In prima battuta mi porto a casa appunto la gratificazione psicologica di quella cena. E poi magari ho il retropensiero che se dovessi avere bisogno, quel mio amico forse mi ospiterebbe anche lui a cena a casa sua. Quindi è un'economia del dono. Questa economia del dono si allarga non solo ai familiari, non solo agli amici, non solo ai vicini di pianerottolo, ma tipicamente tira dentro un po' tutta la tribù, quale che sia la tribù di appartenenza. Ma prima o poi ci troviamo a dover collaborare, animali socievoli che non siamo altro, persino con coloro che non conosciamo e di cui non ci fidiamo. Ecco che quindi l'allargarsi della nostra cerchia di relazione ci costringe a quella che è un'economia di scambio. Economia di scambio che prima prende la forma del baratto: io do il mio latte a te e tu dai le mie uova a me, ma se io oggi non voglio le tue uova non sappiamo bene come fare. E poi inventiamo noi esseri umani la moneta come mezzo di scambio nell'economia di scambio. E qui ci vorrebbe un altro secondo momento di commozione intellettuale, perché la moneta non sarà affascinante come la musica, la letteratura, l'arte, la scienza, la matematica, ma è pur sempre una straordinaria invenzione del genio umano. Cioè in natura non si dà un paragone corrispettivo di qualche forma vivente che abbia inventato, sintetizzato dal nulla, un bene da usare come strumento per relazionarsi con coloro di cui non ci fidiamo e che non conosciamo. Ed ecco che quando questo cerchio relazionale diventa per la prima volta nella storia, come sta accadendo in questi anni, globale, l'economia globale dell'informazione, nasce l'esigenza intrinsecamente di una moneta sovranazionale, perché certamente i cinesi potranno investire i loro risparmi in titoli di Stato statunitensi, ma sono lì sempre a pensare, non è che gli Stati Uniti possono fare una politica monetaria che mi danneggia, eccetera, eccetera, ma quando globalmente dobbiamo commerciare e collaborare fra di noi, se dovesse nascere una moneta sovranazionale, non modificabile da nessuno, non manipolabile da nessuno, questo sarebbe decisamente un punto di svolta. Bitcoin è esattamente questo. Non il sogno di un anarchico, no, antagonista al sistema, come pure, voglio dire, nei bassi fondi di certo mondo bitcoiner italiano e internazionale si trova, ma il sogno di un premio Nobel per l'economia, Fredrik August von Hayek, che negli ultimi 20 anni della sua vita scrive e riscrive questo trattatello straordinario. Fatemi un regalo a Natale, leggetevi The Nationalization of Money, è gratuito su internet, lo trovate, ed è un libro illuminante, dove Hayek non solo si lamenta che la storia dell'inflazione, la storia della moneta è in gran parte una storia di inflazione ingegnerizzata dai governi per il loro beneficio, ma soprattutto si infuria col fatto che noi consideriamo il monopolio governativo della moneta come imprescindibile. Dice: ma perché noi che non accetteremo il monopolio su alcun bene, accettiamo il monopolio su quel bene che entra al 50% di qualunque transazione economica? Dice: come tutti i monopoli, non solo ci ha dato un cattivo prodotto, ma soprattutto ha impedito che la libera concorrenza di mercato facilitasse l'emergere di una buona moneta. E allora lui dice: benedetto il giorno in cui non più dalla benevolenza dei governi ci aspetteremo una buona moneta, ma dall'interesse commerciale delle banche. Lui sognava un mondo in cui le banche avrebbero emesso moneta privata facendosi concorrenza fra di loro. Non sono state le banche, ma sono state le comunità peer-to-peer in giro per il mondo. Okay? È stato il movimento cypherpunk che sostanzialmente ha incarnato nell'ambito della moneta quel paradigma di innovazione permissionless che non chiede il permesso e che è veloce ed efficace e che conosciamo benissimo. Che cosa intendo per innovazione permissionless? Intendo un'innovazione che non si basa su meccanismi centralizzati di sicurezza, che non conosce barriere all'ingresso, che non prevede controllo editoriale. Per intenderci, l'email non è stato progettato da un consorzio di uffici postali.
Internet non è stata disegnata da un consorzio di telecomunicazioni. Adesso che in qualche modo qualcuno immagini che una rete di pagamento peer-to-peer, cross-nazionale, possa essere disegnata da un consorzio di banche, è qualcosa che veramente sfiora i limiti del ridicolo. Ma allora io vi sfido, come faccio sempre con i miei studenti, dico: immaginiamo che arrivi un alieno e voi spiegate fiat money e io spiego bitcoin. Allora non partiamo neanche che io subito vi attacco e vi dico: la vostra fiat money non ha alcun valore intrinseco. Ma voi rispondete: eh sì, però professore Metrano, anche bitcoin, ce l'ha spiegato lei, non è redimibile per nulla, non ha valore intrinseco. E dico: no, no, però calma, vi ho anche spiegato che la scarsità in ambito digitale, e questo è un valore. E voi giustamente mi obiettate: sì, vabbè, ma anche il contratto sociale del corso legale è un valore. Va bene, uno pari, palla al centro, ripartiamo. Perché io subito dopo incomincio a farmi beffe di voi che andate in giro con quei foglietti di carta colorata nel portafoglio, belli tranquilli, foglietti di carta colorata. Sì, vabbè, carta speciale, colore speciale, ma lo sappiamo benissimo che sono foglietti di carta duplicabili, clonabili, falsificabili. Io invece spiego all'alieno che il mio contante è basato su matematica e crittografia. Ma poi peggioriamo, perché voi dite che a Francoforte c'è uno, o uno serissimo, uno dei migliori, ma senza rispondere a nessuno, senza essere stato democraticamente eletto, anzi, gli abbiamo detto: puoi fare quello che vuoi e sei indipendente, di questi foglietti di carta colorata può stamparne quanti ne vuole, quando vuole e darli a chi vuole. Io invece ho spiegato che la governance della massa monetaria Bitcoin è strettamente algoritmica. Non solo, ma quel signore di Francoforte, piuttosto che i suoi corrispettivi di Washington, hanno immaginato per decenni di governare la politica monetaria usando i tassi di interesse. È la cosiddetta teoria Wingsiliana della moneta. Bene, siamo, non so se ve ne siete accorti, in un mondo in cui i tassi di interesse sono negativi. I tassi di interesse negativi sono il certificato di morte della teoria Wingsiliana della moneta, cioè la certificazione che non è più, i tassi di interesse non sono più efficaci nel governare la moneta, tant'è che si sono inventate altre cose, quantitative easing e quant'altro. E io invece spiego che la massa monetaria si governa, nel caso di Bitcoin, in maniera deterministica. Lascio a voi trarre le conclusioni su quale sarà l'opinione pieno di me o di voi, d'accordo? Quale dei due fazioni risulterà essere ragionevole e quale assolutamente, implausibilmente irragionevole. Ma se abbiamo detto prima che Bitcoin non è una cryptocurrency, ma è una crypto commodity, il vero paragone è con l'oro fisico. E allora qui di entrambi cosa possiamo dire? L'oro è stato scoperto da tutte le civilizzazioni al mondo in maniera indipendente, senza pianificazione centralizzata. Cosa sta suggerendo a Bitcoin? Che viene scoperto e adottato da tanti esseri umani senza alcuna pianificazione centralizzata. Per secoli l'oro è stato utilizzato come la forma di moneta, è stata la forma di moneta di maggior successo. Oggi Bitcoin, che pure non è una buona moneta, viene utilizzato come forma di moneta e come strumento di pagamento. L'oro ha dato il via a tutti i sistemi monetari che conosciamo. Bitcoin sta dando il via, darà il via, ma in realtà sta dando già adesso il via alla nascita di nuovi sistemi monetari che probabilmente, come è successo al loro fisico, daranno forme di moneta più avanzate che hanno superato l'oro senza per questo renderlo obsoleto. Cioè Bitcoin sarà un asset digitale di riserva che magari non useremo mai per i pagamenti, ma sul quale costruiremo dei sistemi monetari più avanzati di Bitcoin stesso. E allora, se abbiamo un asset che... Oh, scusate, qui non riesco a stare dietro al prezzo, che dicevo che si è rivalutato 10.000 volte in 7 anni, no, 19.000 volte in 7 anni, ovviamente grandi ritorni, grandi rischi. La volatilità di Bitcoin comparata a quella delle altre asset class fa paura. Il worst drawdown di Bitcoin è il 93%. Cioè, Bitcoin è una roba da cardiopalma, è un investimento straordinariamente rischioso, ma è un asset class che ha correlazione nulla con le altre asset class. Ora, guardate, io spiego sempre ai miei studenti che la correlazione si può misurare, ma di per sé non vuol dire nulla.
cioè c'è una fortissima correlazione tra la quantità di capelli sulla mia testa e i millimetri di pioggia che cadono nel Sahara. Questo è misurabile, ma non ha alcun valore causale o predittivo. Ma quando noi rileviamo un'assenza di correlazione, l'assenza di correlazione è un segnale forte. Quindi che Bitcoin non sia correlato con le altre asset class vuol dire una cosa molto semplice che vi lascio come esercizio. Andate su internet, cercate quant'è l'importo degli asset under management e fate finta che solo a scopo di diversificazione l'1% degli asset under management venga investito nei prossimi anni in Bitcoin. I Bitcoin sono 21 milioni, vedete quanto deve valere un Bitcoin, d'accordo? Quindi quando vi dicono, se vi venisse in mente, sì ma professore è aumentato troppo di valore, adesso io non lo compro, ecco fate due conti, ragionate che oggi Bitcoin viene usato circa da 1 milione di esseri umani, dovrebbe arrivare a 1 miliardo. Guardate a qual è la crescita esponenziale di Bitcoin, potete fittare qualcosa che è proporzionale al quadrato del valore delle transazioni economiche che vengono scambiate su Bitcoin e vedete se entra all'1% come deve crescere. Insomma, vedete facilmente che Bitcoin, se è oro digitale, ha ampiamente almeno un fattore 100, se non un fattore 1000 di crescita davanti a sé. Se non lo fosse, andrà a zero. Quindi attenzione, investite il vostro capital available for loss, quello che potete permettervi di investire, quello che scusate, potete permettervi di perdere integralmente. D'altronde non investire almeno un chip in Bitcoin è una cosa assolutamente irragionevole e irrazionale in questo momento storico. Anche perché se anche Bitcoin dovesse fallire ed andare a zero, perché per motivi che in questo momento mi sfuggono si dimostra che l'esperimento della scarsità digitale come è stato impostato in Bitcoin non è sostenibile, però due idee sono state sdoganate per sempre, il genio è fuori dalla bottiglia e non riusciamo a rimetterlo dentro. Le due idee sono la scarsità in ambito digitale, cioè che possiamo o vogliamo o dobbiamo trovare il modo di creare scarsità in ambito digitale e che se lo facciamo possiamo trasferire valore senza intermediari. Queste due idee sono qui per rimanere. Ma allora, avete sentito sicuramente parlare della blockchain, da quella infame copertina dell'ottobre 2015 dell'Economist che diceva che non è Bitcoin che cambierà il mondo del banking e della finanza, ma la blockchain, cioè la tecnologia retrostante Bitcoin. Non c'è tempo in questo momento per affrontare il tema della tecnologia blockchain, ma non c'è tempo perché non abbiamo tempo da perdere proprio. Oppure se avete tempo da perdere cercate le mie lezioni su YouTube, ci sono 3 lezioni, una delle 3 lezioni è dedicata a questo argomento inutile che è demolire il fatto che una blockchain senza Bitcoin non esiste. E allora diciamo che qui mi piace parafrasare Confucio, no? Quando un uomo saggio indica Bitcoin, gli idioti guardano la blockchain, ok? Quindi non vi curate veramente di questo tema, anche se qualcuno insiste. Guardate piuttosto la luna e la luna è Bitcoin. La luna è Bitcoin, Bitcoin è oro digitale, non i 1800 alternative coin che inquinano l'ambiente. Perché quando dicono Bitcoin è una bolla, io spiego sempre, Bitcoin non è una bolla, Bitcoin è una confusa, a tratti forse anche pericolosa, ma irrefrenabile corsa all'oro. Avete presente l'Old Wild West? È un New Wild West, ovviamente pieno di nani, ballerine, prestigiatori, fenomeni da baraccone, no? Come non ci sono mappe, lo sceriffo non è ancora arrivato in città, ma l'oro c'è e luccica. E chiaramente questa corsa, magari disastrosa, magari confusa, che magari farà anche delle vittime, sulle macerie di questa corsa è venuta su una città che si chiama San Francisco, che è splendida ed affascinante, no? Quindi questa è una corsa all'oro, non è una bolla. Cos'è una bolla? Le bolle sono gli altcoin, tutta questa ridda di valute alternative in cui se proprio mi supplicate ve ne dico 5 che potrebbero non essere completamente ciarpame. Una è Ripple, la criptovaluta che vuole stare simpatica alle banche, è già questa, la dice tutta della sua utilità.
L'altra è Litecoin. Litecoin è sostanzialmente una rete di test per Bitcoin. Le cose, le innovazioni di Bitcoin si testano prima su Litecoin. Vabbè, utile, interessante. Due un po' più interessanti sono Monero e Zcash, perché garantiscono maggiore privacy. Non dite privacy, perché il professore favorisce i criminali, i terroristi, i trafficanti di droga? No, ragazzi, no, no, no. L'unica vera critica che si potrebbe fare a Bitcoin, che infatti nessuno la fa, perché nessuno capisce niente di questi argomenti, è che Bitcoin non è veramente fungibile. Cosa vuol dire? Nessuno di voi è sposato, ma mia moglie porta al dito medio la nostra vera nuziale, ok? D'oro. Se mia moglie scoprisse che alcuni atomi d'oro di quell'anellino sono stati coinvolti in un sanguinosissimo, terribile crimine 300 anni fa, magari avrebbe disagio e non vorrebbe portare quell'anello. Però la verità è che quegli atomi d'oro non raccontano nulla della loro storia. Quegli atomi d'oro sono tutti uguali. Il problema con Bitcoin invece è che Bitcoin è tracciabile, è troppo trasparente, tutte le transazioni sono sulla blockchain. Quella non è una feature, quella è una bug. Perché se Bitcoin deve essere oro digitale, un Bitcoin deve essere indistinguibile dall'altro Bitcoin. Ecco, Monero e Zcash migliorano da questo punto di vista. E poi c'è Ethereum. Ethereum è la seconda criptovaluta dopo Bitcoin. Probabilmente l'unica reale alternativa a Bitcoin. Ma il che dice quanto Bitcoin sia da solo? Perché anche la seconda reale alternativa è assolutamente ridicola. Cos'è Ethereum? Ethereum, mentre Bitcoin è oro digitale che permette transazioni incensurabili, Ethereum è un grande computer globale che permette computazioni incensurabili. Ora, tutti i miei amici informatici, tutti i computer science che conoscono, Ferdinando, ma Bitcoin è noiosissimo. Mentre invece Ethereum è affascinante, si possono fare un sacco di cose, gli smart contract, di qua e di là. E io sì, dico, certamente avete ragione, l'idea di questo computer globale, questo stateful system with persistent global memory, affascinante, però A, troppo complesso, superficie d'attacco gigantesca, non funziona, è sempre sotto DDoS attack, c'è un banchiere centrale che si chiama Vitalik Buterin che quando qualcosa non funziona decide quale transazione è valida e quale transazione cancellare, quale banca salvare e quale fare fallire. E inoltre il chief scientist della Ethereum Foundation, Vlad Zamfir, ha twittato un anno fa e ha ritwittato 3 mesi fa: Ethereum è una tecnologia inaffidabile che non scala. Per ora non utilizzate Ethereum per applicazioni significative. Ok? Non lo dice a Metrano, lo dice il chief scientist di Ethereum. Insomma, Ethereum è una specie di parco giochi per informatici. Ora, se voi mi chiedete, quando io ho percepito la necessità di avere una computazione incensurabile, praticamente mai. Il mio laptop non si è mai rifiutato di fare un conto che io gli chiedo di fare. Invece io mi ricordo, voi eravate giovani, beati voi, che una notte del mio compleanno, il 10 luglio 1992, mi sveglio quel lunedì e quel weekend il governo amato aveva deciso di fare il prelievo dai conti correnti degli italiani. Il 6 per 1000 era stato nottetempo confiscato, cioè quella che sarebbe stata chiamata un furto, siccome lo faceva un governo, era una tassazione eccezionale, no? Allora lì certe cose ti vaccinano una volta per sempre, dici, vabbè, attenzione, ciò che è mio solo finché il governo me lo concede, no? E quindi si impara che un oro incensurabile è un'esigenza che oggi abbiamo. Una computazione incensurabile, boh, non lo so, se voi ce l'avete, divertite i suoi video. Peggio ancora degli altcoin sono le cosiddette initial coin offering. Si tratta fondamentalmente di un'idea geniale. Se io faccio un coin, un token, che dovrebbe essere utilizzato in un'app, vengono tutti sostanzialmente rilasciati secondo un protocollo che è basato su Ethereum, La killer application di Ethereum sono le ICO. Cioè praticamente Ethereum come killer application ha la serializzazione delle truffe. Perché? Perché da un lato sarebbero straordinarie queste ICO, perché permettono a un imprenditore di non andare da un venture capital, ma di raccogliere soldi direttamente da chi glieli vuole dare. Quindi bellissimo, potentissimo, promettente, ma sostanzialmente questi coin che vengono emessi hanno scarsità intrinseca? Tipicamente no, chi li mette può emetterne quanti ne vuole. Hanno una qualche utilità applicativa nel progetto che quell'industria, che quella startup sta facendo? Tipicamente no.
svolgono un ruolo che Bitcoin o Ether, la moneta di Ethereum, non potrebbero svolgere? Sostanzialmente no. Inoltre, se la società fallisce, l'imprenditore se ne può tranquillamente scappare con i soldi accumulati all'initial coin offering e non soffrire di un danno economico. Quindi è chiaro che le ICO, perlomeno come sono state utilizzate finora, sono fondamentalmente delle truffe. Ma allora, io vi lascio una bibliografia che ovviamente non può prescindere da Satoshi Nakamoto, e poi vi consiglio questo paper recentissimo, Bitcoin Blockchain and Distributed Ledger Technology, oppure se volete approfondire la mia opinione sulle ICO perché sono una truffa, questo articolo per il Sole 24 Ore, o se questa lezione non vi ha annoiato, le mie lezioni su YouTube. Ma tiriamo le conclusioni. Allora, Bitcoin è difficile da comprendere perché non è una tecnologia, ma è un cambio di paradigma culturale. È il passaggio dalla centralizzazione alla decentralizzazione, l'incrocio di competenze come crittografia, teoria dei giochi, teoria monetaria e sistemi distribuiti, che non sono di solito patrimonio di una singola persona. Bitcoin risolve fondamentalmente il problema della doppia spesa. È questo che permette di passare da un paradigma centralizzato a un paradigma decentralizzato. Questo è il punto forte di Bitcoin. Bitcoin è quindi oro digitale. E se noi riflettiamo per un attimo su qual è stato il ruolo dell'oro fisico nella storia della civilizzazione, della moneta e della finanza, ecco che vacilliamo di fronte all'idea di quanto dirompente potrebbe essere l'equivalente digitale dell'oro nella nostra attuale civilizzazione digitale e nel futuro della moneta e della finanza. Bitcoin è una nuova asset class che non ha correlazione con altre asset class. Per questo dovrebbe entrare in un portafoglio anche soltanto in una logica di diversificazione del rischio. Ovviamente introducetelo in quantità marginali nella vostra allocazione, perché essendo un investimento ad altissimo rischio, gli altcoin non sono rilevanti, le ICO sono una frode, viva Bitcoin, viva l'oro digitale, non abbiate il timore che il treno è partito e ve lo siete perso, è un treno inclusivo, è un treno su cui bisogna salire a bordo, si può salire a bordo adesso, ed è un treno che ha una rilevanza culturale, tecnologica, politica straordinaria. Potremmo essere veramente a un punto di svolta della storia della civilizzazione. Non è la bolla dei tulipani. Io trovo veramente vergognoso intellettualmente che qualcuno si permetta di confrontare un fenomeno che è durato 6 mesi, se vogliamo essere larghi 3 anni, nell'Olanda del 1637, con un fenomeno che dura da 9 anni nell'economia dell'informazione globale del 2017. È una scorrettezza intellettuale straordinaria. Bitcoin non è una bolla, ma è un'irrefrenabile, confusa, a tratti forse anche pericolosa, corsa all'oro. Vi ringrazio, c'è spazio per qualche domanda, penso. Certamente. Prego.